il percorso della vostra band, diciamo, a trovare, della vostra band vi trovate in questo momento? Ma noi avevamo il disco pronto, il prossimo disco già pronto, e insomma stava per uscire, diciamo, poi è successa questa cosa, quindi adesso si è bloccato tutto proprio in funzione di Sanremo, insomma, diciamo. Certo. Quindi stiamo a buon punto, anche senza tutto questo ambaradam. Abbiamo fatto un sacco di cose, quest'anno è stato strepitoso. Un tour infinito. Sì, sì, abbiamo fatto più di 100 date quest'anno, quindi è andata benissimo. Noi siamo galvanizzati da tutto quello che sta accadendo, quindi niente, avremmo continuato a spingere sulle date, l'acceleratore come sempre, facendo i nostri concerti, quindi siamo contenti. Il perpetuo tour, quello esatto, col quale non vi fermate mai. Mai, mai, e tuttora non ci siamo ancora fermati, infatti siamo qui per un motivo preciso. Ricordiamo ai nostri ascoltatori chi siete, quanti siete e dove andate, insomma. Ok, io sono Matteo, il cantante. Poi c'è Donatello alla chitarra, Simone alla batteria e Luca al basso. Dove stiamo andando? Stiamo andando verso l'Olimpo. Da dove venite almeno? Allora, noi siamo tutti di Roma e dintorni, Castelli Romani, e il nostro batterista è di Sutri. Quindi, lui è un forestiero, sì, diciamo, sì, lui è un foresta. Ognuno di voi poi in realtà proveniva da precedenti esperienze, sì, in, sì, ambito musicale, no? Sì, assolutamente, siamo persone che suonano da tantissimi anni. Poi il progetto c'è ormai da 3-4 anni e c'è. In realtà c'è da molto più tempo, però sono 3-4 anni che le cose sono diventate in un certo modo, quindi adesso è la nostra attività principale e ora a maggior ragione, quindi continuiamo a fare il nostro lavoro. La canzone che avete portato, diciamo, per così all'attenzione della giuria del Festival di Sanremo per poter partecipare, è una canzone che in realtà non fa sconti al vostro suono. Si intitola Elisa, possibile ascoltarla in questo momento sul sito della Rai, e è una canzone, insomma, che è perfettamente in linea con, non vi siete neanche posti il problema, diciamo, in questo senso. No, infatti quella canzone l'abbiamo scritta non per Sanremo, poi ho detto non era anche quando abbiamo creato il gruppo non avevo mai pensato che poi con un nome del genere è arrivata inaspettata, diciamo, la vostra. Sì, sì, cioè, naturalmente c'eravamo iscritti, quindi a un certo punto ci abbiamo pensato, ecco. Comunque quando siamo andati alle audizioni ci siamo andati decisi ad ottenere il massimo, insomma. Poi l'importante era non recriminarsi nulla, ecco, non è che ci aspettavamo chissà che. Invece sto chissà che è arrivato. Con una canzone che sì, con una canzone che siamo infatti siamo contentissimi perché non abbiamo dovuto stravolgere nulla. Quella canzone è stata scritta da noi, si apportiamo il nostro progetto, continuiamo, anzi divulghiamo a maggior ragione questa band, quindi meglio di così. Un altro nome di donna, dopo Marzia Elisa. Però vabbè, questo è letterario, questo è letterario. Esatto. Senti, sempre decadendo su un materasso sporco, però, che non è un gran bel atterraggio quello del materasso. Beh, naturalmente i riferimenti adesso a Sanremo sono obbligati, diciamo, perché comunque quello è un aspetto della nostra musica, è l'aspetto gioioso, frenetico, comunque anche allegro, no? Però la nostra musica si basa proprio su questo ossimoro tra una musica dirompente, gioiosa, maggiore, tutta solare, e poi invece dei testi che sono assolutamente scuri, crepuscolari, mortiferi, definitivi. Quindi decadendo su materasso sporco è proprio questo discorso qua, è una sorta di concept album esistenziale che appunto in qualche modo descrive con le canzoni il percorso di una persona depressa ma non totalmente disperata, ma vitale, insomma, in qualche modo, che insomma la vita lo recupera a sé con delle piccole cose, con delle piccole azioni, a volte anche negative, a volte anche ai danni degli altri, ma comunque profondamente umane, e quindi che comunque ti lasciano un segno. Quindi il materasso sporco è proprio questa cosa qui, cioè la vita che ti recupera a sé ma nel momento in cui ti salva ti sporca in maniera indelebile. Insomma, raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori, a chi non vi ha mai visti dal vivo, com'è un concerto dei Cazzo, perché le foto che girano sono sempre delle foto che raccontano bene un po' quella che è l'atmosfera dei vostri concerti. Coinvolgete il pubblico, insomma, fate delle cose. Cosa fai soprattutto? Perché sei... Allora, i nostri concerti essenzialmente sono delle feste. Noi vogliamo che il momento dello show sia un momento di piacere condiviso con tutti quanti e a cui tutti partecipino in maniera uguale, insomma, vogliamo un rapporto orizzontale con il pubblico, non ci piace stare sul piedistallo, insomma, quindi quello che vogliamo portare è piacere e divertimento, e lo facciamo con calci volanti, discorsi senza senso al pubblico, o comunque dove facciamo domande per rispondere tutti insieme, travestimenti di Donatello, il chitarrista, che ormai è l'addetto ai costumi,
Praticamente un villaggio vacanze. Sì, sì, molto animazione Alpi Tour, sì, sì. Esatto, proprio, è toccato, è vero, è così. È così. In realtà molto del suono dei cazzo, oltre a essere chiaramente legato al... L'ha detto velocemente. Ormai abbiamo sdoganato. È chiaramente molto legato al... al rock, all'attitudine che avete poi soprattutto quando suonate dal vivo, però con un suono, un gusto legato al beat agli anni 60 che c'è trasversalmente un po' in tutte le canzoni. Sì, c'è, perché ci piacciono molto i Beatles, ci piacciono molto i Beach Boys, anche qualcosa dei New Trolls. Io ho imparato a cantare con Nico Di Paolo, con un disco in particolare di cui i testi li ha scritti di André proprio. Guarda, che è Senza Orario Senza Bandiera, dove c'è una voce di Nico Di Paolo spaventosa. Lui era il Ian Gillan italiano praticamente. E quindi sì, ci sono gli anni 60, perché li riprendiamo anche dagli Weezer, che appunto hanno fatto i Beach Boys con le chitarre distorte, quindi abbiamo un po' ripreso questo mood. Nel frattempo, insomma, state lavorando anche qualcosa di nuovo, o tutto quello che è presente vi sta completamente assorbendo? No, il disco nuovo è già pronto, addirittura anche le grafiche e tutto quanto, quindi come dicevo prima si è bloccato tutto per questo grande evento che è successo, ma l'idea è di uscire appunto a fine febbraio-marzo col disco nuovo. Contestualmente al festival uscirà, sì, il nuovo album. Come vi preparerete da qui a febbraio, quando ci sarà questo appuntamento? Faremo la vita degli atleti proprio, perché soprattutto io ricomincio a prendere lezioni di canto, proprio l'ho presa in una maniera, siccome noi siamo rock, no? Siamo un po' dei pesci fuor d'acqua lì, sono molto bravi i ragazzi che a cantare come interpreti, sono tutti molto bravi, quindi noi in realtà siamo un po' più imprecisi sotto questo punto di vista, quindi invece no, voglio essere Michael Jackson, far tremare i lampadari dell'Ariston. Sì, cioè voglio cantare bene, quindi ci stiamo preparando affinché la nostra esecuzione sarà perfetta, ma sempre con la nostra attitudine. Senti, invece l'esperienza di condivisione del palco con altri musicisti, cosa che avete fatto, così che accade poi spesso per le band che devono farsi anche le ossa, aprire i concerti di altri. Tra i tanti concerti che avete aperto, faccio un po' di nomi, sì, Vogel Bordello, Prima Scream, Radice nel Cemento, In O'Brien, Bud Spencer e tanti altri, qual è quello che ricordate con maggiore emozione? Sicuramente l'apertura a Caparezza Rock in Roma, perché c'era tanta gente e tanta gente che ci ha seguito, nel senso che quando siamo saliti sul palco c'è stato il boato come per i gruppi veri famosi, capisci? Quindi gente che magari vi conosceva anche, perché magari pubblico di Caparezza. Infatti abbiamo acquistato molti fan, ma essendo Roma e siccome poi il pubblico di Caparezza ho scoperto magari è anche un po' simile al pubblico, cioè sicuramente una parte del pubblico di Caparezza è anche il nostro pubblico, e lì ho proprio sentito il consenso della gente. Per la prima volta l'ho sentito così, erano tantissime, erano 5.000 persone quando stavamo suonando noi, quindi vederlo, sentirlo così mi ha emozionato tanto, cioè ho detto cavolo, ma allora è successo veramente qualcosa. Alcuni di questi musicisti, come nel caso ad esempio di Caparezza, poi avete avuto modo di incontrarli, di parlare? Sì, sì, assolutamente, anzi con Caparezza siamo andati in America a novembre, abbiamo fatto una data a Miami con lui, abbiamo aperto il suo concerto a Miami appunto, e quindi proprio in quell'occasione, più che a Rock in Roma, perché comunque Rock in Roma era una data molto importante per lui, quindi era, certo, un po' più professionale la situazione. Esatto. Invece a Miami era più informale come situazione, ci siamo conosciuti, anzi c'è stato proprio un bello scambio. Poi Caparezza è una grande persona, è una persona molto attenta, sì, curiosa e rispettosa soprattutto. Sa cosa vuol dire suonare e farsi le ossa, diciamo, quindi è stato un bello scambio. Poi una situazione così surreale, stiamo in America a suonare, quindi... a Miami poi, esatto. Se uno lo dice pensa che sta scherzando, no? Senti, ci saranno collaborazioni in questo album nuovo? Quest'album è pieno di collaborazioni, sì, ci sono, l'anticipo anche, tanto non è un problema, ci sarà Enriquez della banda Bardot, ci sarà il Piotta, ci sarà Alex Britti, ci sarà Roberto Angelini, ci sarà Pier Cortese, Adriano Bono che c'è sempre, poi Alma Megretta, insomma c'è... C'è uno per ogni canzone. Uno per ogni canzone, mi sembra... Senti, è già pronto il guardaroba per Sanremo? Hai già pensato un po'? Vabbè, non si può vedere, però... No, si può vedere. Dubito che la felpa... No, lì vogliamo l'eleganza, perché insomma è un misto tra eleganza e sportività, ecco, mettiamola così. Allora, guarda, quello che dico oggi tanto può essere sempre smentito, perché in realtà non abbiamo ancora... È presto, non si sa niente di quello che faremo, però... Noi vogliamo portare
quello che siamo noi, quindi io mi vesto male, cioè non so vestirmi, non abbino bene i colori, ho le scarpe di un colore. Ah no, oggi ho portato addirittura quelle brutte, stavo guardando le scarpe. Comode però, comode, insomma, ma brutte. Da ginnastica. Quindi perché mi devo vestire diversamente? Cioè, quindi, anzi, ho visto le foto, quelle promozionali, in effetti noi siamo proprio dei pesci fuor d'acqua, ma io sono contento, mi piace, anzi mi fa ridere questa cosa. Bene, tutto questo lo vedremo, lo scopriremo, insomma sarà anche occasione per tornare a parlare del Festival di Sanremo, magari vi utilizzeremo un po' come inviati dietro le quinte, perché no? Facci raccontare, lo facciamo ogni anno, l'altro anno l'abbiamo fatto con Davide Combusti e poi con altri musicisti, magari un Matteo che ci racconta un po' quello che accade lì dietro le quinte potrebbe essere insomma una cosa, poi ci mettiamo d'accordo. Volentieri. Non ti paghiamo, no. Però, insomma, ci mettiamo d'accordo. Facciamo un shopping con te se vuoi, poi va bene. Personal shopper, così mi insegnate a vestirmi. Grazie a Matteo per essere stato con ciao, noi. Grazie a voi e a presto, ciao.